In questo momento dovremmo, appena mi dicono la regia, come stiamo messi, perché dovremmo avere naturalmente altri ospiti. Abbiamo una scaletta molto molto piena questa sera, appunto, a cominciare da Bobby Solo, Tullio De Pisco, Scialpi, Maria Ranava, Miranda Martino, Maria Giovanna Elmi, Francesca Lo, tutti i grandi Piotta, Carla Boni, Toni Esposito, tutti grandi protagonisti appunto del festival appunto degli scorsi anni. Però in questo momento vorrei collegarmi con una persona a cui io sono molto legato, una grande attrice, un grande personaggio del mondo dello spettacolo, che ultimamente tantissimi telespettatori hanno avuto modo di vederla appunto come nella giuria appunto di Saranno Famosi, di Amici, e una carissima amica, soprattutto amica di Radio Roma, che conosco da tanto tempo. Però questa sera dice cosa c'entra col festival? C'entra perché esattamente nel 1957 cosa è successo? Nunzio Filogamo ha presentato il festival con Marisa Alasio e Fiorella Mari. E questa sera dobbiamo sfatare un attimo un piccolo aneddoto. Dobbiamo sfatare soprattutto una piccola incomprensione, nel senso che questa Fiorella Mari, che è un'attrice molto brava, famosa, tra l'altro ha lavorato tantissimo tempo con Totò, viene spesso scambiata appunto con quest'altra persona che si chiama appunto Fioretta Mari, che abbiamo qui in diretta questa sera su Radio Roma. Buonasera Fioretta, benvenuta a Radio Roma. Buonasera, come va? E come va, Fioretta? Abbastanza bene. Abbiamo iniziato questa trasmissione, una kermesse sarremese molto interessante, tra l'altro, con questo Fabrizio Moro che ieri sera ha vinto appunto tra la redazione È giovane questa canzone. interessante quel ragazzo, ma io sono molto contenta del terzo posto dei Piquadro, questi due nostri ragazzi, Piero e Pietro. Sì, perché tra l'altro sono persone che è cresciuto proprio. Sì, sono ragazzini nostri di Amici, erano spiritosissimi e bravi anche allora. Hanno cominciato a conoscersi lì ad Amici, hanno fatto bene a mettersi insieme, perché quando due persone funzionano bisogna mettersi insieme. Sì, no, comunque, Artisticamente certo, comunque è un anche. grande festival, vero Fioretta? Ma a me è piaciuto molto, è un festival intelligente, un festival, d'altronde Pippo fa solo cose intelligenti, ma quella che mi piace molto è la Hutzinger, mi piace da morire, è una ragazza meravigliosa e poi è molto carino il dopo festival, mi piace, perché Chiambretti è sempre un numero uno, è intelligente, ironico, insomma, a me piace Sanremo, Sanremo fa parte della nostra vita. Ecco, questa cosa che hai detto, questa cosa Sì. della Fiorella Mari, Sì. questa dolcissima signora, amica di Lea Massari, pensa che mi mandavano, sai quando si mandano le copie delle cose Grande Lea fatte in Massari, televisione? animalista, tra l'altro, che ha aderito alla nostra iniziativa. Ah, ma io poi per gli animali sono una fanatica, io ho dei cani meravigliosi, anzi addirittura sul libro nuovo scritto da Chicco Sfrondrini e Luca, gli autori di Amici, parlano proprio del mio cagnolino. No, quello che ti volevo dire, molti hanno sempre creduto che questa Fiorella Mari fossi io, tant'è vero che non so, fanno la replica di un programma, di un film, e mandavano i soldi a Fiorella Mari. E lei, che è una signora che ha tanti anni più di me, mi ha sempre rimandato indietro perché è una gran signora. Ora è da tanto che non la sento, speriamo stia bene, ma è stata un'attrice di Totò, Comunque la salutiamo in ogni caso, però ecco, speriamo stia sfatiamo. bene perché credo sia andata in Però Argentina, non ne sfatiamo so più questo niente. equivoco, perché spesso succede questa cosa che vieni in qualche modo confusa appunto con Fiorella Mari. Fiorella invece di Fioretta, Ecco, però cioè questo. due T invece di due L, e molta gente ha creduto che fossi io la presentatrice di allora con Nunzio Filogamo, ma meno male non ero io perché sono Sì, passati tanti di quegli sicuramente anni. sei molto più giovane. Sì, molti Ma anni so che di meno di lei. tantissimi vanno questo, anche personaggi, anche piuttosto, a parte sono tuoi amici, ma personaggi anche di un certo, molto autorevoli appunto nel mondo dello spettacolo, spesso incappano appunto in questa. Sì, dicono Fiorella molte volte, però io ti dico una cosa, io in questi giorni sto avendo un grande successo in tutta Italia con Menopause, questo musical che ha trionfato al Brancaccio di Roma con Proietti, e noi lo stiamo portando in giro con Marisa Laurito, Fiordaliso e Tina Architto e la regia di Manuela Metri. È uno spettacolo che ha spopolato e sta spopolando in America da tanti anni e noi abbiamo avuto l'esclusiva, qui in Europa l'abbiamo portato noi per primi. Mi piacerebbe che tu lo vedessi.
Va bene, quando siete a Roma? A Roma ci siamo già stati al Brancaccio, abbiamo fatto tutti esauriti. Forse torniamo l'anno prossimo. Adesso siamo in giro e saremo per la festa della donna a Palermo l'8 marzo, poi a Reggio Calabria, poi a Modena e poi finalmente il grande debutto il 10 maggio a Milano al Teatro Nuovo. Guarda, sono molto contenta di fare questo spettacolo perché la gioia di vivere, come è sempre stata la mia caratteristica. Io domani sera forse non ce la farò a essere in puntata ad Amici, ma lunedì ci sarò, martedì e domenica prossima, l'ultima puntata, saremo tutti lì. Perciò vi raccomando, tutti a vederci, perché sarà la festa del più bravo o della più brava. Ci saranno grandi sorprese per il vincitore o la vincitrice di quest'anno. Senti, invece volevo dirti, per questo grosso spettacolo che stai portando in giro, io già prenoto la tua partecipazione qui in radio quando sarete nuovamente a Roma. Assolutamente, ci tengo, Antonella, guarda che mi devi chiamare. E poi ricordati che la battaglia vostra degli animali è la mia battaglia da anni. Certo, quella è una battaglia che purtroppo per il momento si è arenata al Comune di Roma, perché il Comune ha messo a disposizione la struttura del canile della Muratella, però all'epoca non abbiamo avuto dei problemi con la Regione Lazio, che materialmente poi gestisce le ASL e i veterinari. Stiamo per ritornare nuovamente all'attacco. Dai, dobbiamo crederci in queste cose. Poi tu sai, con Pino Caruso, che è un grande animalista, pensa che lui è vegetariano perché non potrebbe mai ammazzare un animale, pensa, è a questo livello Pino, E io mi ricordo che abbiamo fatto tanto per gli uccellini, mi ricordo una volta siamo andati a fare queste serate, molta gente tante cose non le sa, io credo che invece bisogna farle sapere queste cose, purtroppo sono cose di umanità che bisogna far sapere per sensibilizzare la gente. Bene. Gli animali hanno bisogno di noi, perché se no chi ci pensa? Certo, poi ricordo perfettamente la serata che abbiamo fatto quella sera circa 3 anni fa al Neutra, appunto. Sai come, che bella! Dove tu sei arrivata addirittura col cagnolino, bellissima questa cosa. E Carlo Broccolo arrivò anche col suo Pippo, col suo cane appunto che porta sempre con lui anche al cinema. E io adesso ne ho due di cagnolini, ne avevo tre, adesso ne ho due, cioè Nino e Nanà. Sono due chihuahua a pelo lungo e Nanà è la fine del mondo. Tra l'altro quelle foto girano tantissimo con quel tuo cagnolino molto bello insieme a Enrica Buonaccorti quella sera, ricordo Arnoldo Foà e altri tanti amici spaccesi. E su internet veramente, tra l'altro l'abbiamo pubblicata anche sul portale italimedia.it di cui sono direttore, però veramente un po' da tutte le parti, una foto che è rimasta un po' nella storia appunto di questa battaglia. Sono molto contenta e quando potrò esserti utile chiamami sempre, perché veramente io senza un cane, pensa, non ci sono mai stata da quando sono nata. Il cane per me è come, che ti posso dire, un pezzo del mio corpo. Non potrei stare senza un cagnolino. Mi dà quella sensazione che l'amore possa ancora esistere. Ma guarda, io una cosa che ho detto molto spesso nelle varie puntate che abbiamo fatto sugli animali durante quella grande battaglia che ci ha portato ad ottenere quel risultato poi da parte del Comune di Roma, infatti dell'amministrazione Veltroni, lo ringrazio ancora, lui, Monica Cirinà, che sono stati disponibilissimi a concedere questo canile della Muratella. Speriamo di sfondare anche nella regione, presso la Regione Lazio. L'unica cosa che volevo dire, in quelle puntate io ho sempre ricordato appunto che la pet therapy è una cosa molto importante, in America riconosciuta, in Italia ancora no, però pensiamo un po' agli anziani che non possono spesso provvedere anche a curarsi curare proprio la propria salute, però spesso hanno bisogno di un cane perché gli anziani spesso sono soli, e diciamo un anziano che ha un animale d'affezione dentro casa, può essere un cane, anche un gatto, e praticamente sembra che viva addirittura dai 3 ai 5 anni in più rispetto alla media. Sì, è dimostrato scientificamente, è una cosa molto importante, però penso che sia giusto che un anziano che viva con una pensione minima possa avere la possibilità di curare appunto quella che è un po' la sua medicina, la sua panacea per poter appunto pensare. Ma sai cosa si dovrebbe fare? Forse bisognerebbe fare una proposta: tutti gli anziani che decidessero di prendere un cagnolino o dal canile o che glielo regalino, non lo so, perché comprarli non credo, ci sono dei prezzi proibitivi oramai per i cani di razza, io farei la proposta che ogni anziano che ha in casa un cagnolino dovrebbe avere un sussidio. Per certo, pensare certo. Al cagnolino. Ma sì, infatti a questo vogliamo anche arrivare. La nostra battaglia è stata mandata
è stata portata avanti anche con questo intento, chiaramente. Questo vedi, io non lo sapevo. Ed è una cosa molto bella, perché molte volte sai, il mangiare dei cani costa, non lo so, bisognerebbe pensarci, un sussidio, così tanti cagnolini non starebbero soli, non starebbero al canile e gli anziani avrebbero compagnia. Sono d'accordo, è una bellissima idea. E sai cosa faccio adesso io per chiudere, appunto, mentre chiudiamo la nostra... La nostra... Niente, no, stavo chiedendo una cosa alla regia. No, andiamo avanti. Fioretta, allora, praticamente io a questo punto ti ringrazio. Grazie a te. Salutiamo ancora, appunto, i terzi classificati ieri sera, appunto, che sono i P4, che sono dei tuoi allievi. Sì, con una canzone malinconica sono i miei due deliziosi ragazzi. Salutiamo perché, tra l'altro, è una cosa, una soddisfazione che hanno dato un po' a te. Perciò adesso cosa facciamo? Ti salutiamo. Sì. Naturalmente Fioretta Mari, non Fiorella, ricordiamo, sfatiamo questa cosa. Allora vi saluto, vi aspetto a teatro. No, io ti saluto facendo ascoltare proprio la canzone che ieri sera è arrivata a te, sei classificata terza tra i giovani, che è appunto dei P4. Malinconiche... Ma che bello, che bel regalo che mi fai. Malinconiche sere. Bene, a questo punto, Fioretta, di nuovo, grazie per essere stata con noi. Ciao, ci vediamo prestissimo. Un bacione a tutti, la linea passa... gli animali. La linea regia per ascoltare. Portarci P4 con Malinconiche sere.